In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con gli spiriti più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna. Guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 34, 31 maggio 1936. Come la divina volontà racchiude tutti gli atti della vita di Gesù, come in atto di ripeterli sempre per amore delle creature. La vita di Gesù simboleggia il richiamo del regno della divina volontà sulla terra. La mia povera intelligenza seguiva la vita del mio dolce Gesù nella divina volontà, nella quale lo trovavo in atto di continuare la sua vita quando stava sulla terra. Ed oh, quante meraviglie, quante sorprese d'amore non mai pensate. Sicché il Fiat divino racchiude tutti gli atti della vita di Gesù, come in atto di ripeterli sempre per amore delle creature, per dare a ciascuno la sua vita intera, le sue pene, il suo amore ardente, onde il mio dolce Gesù, tutto bontà, mi ha detto: mia piccola figlia del mio volere, il mio amore vuole sfogarsi, sente il bisogno di far conoscere a chi vuol vivere di mia volontà ciò che feci e faccio, perché ritorni a regnare e dominare in mezzo alle creature. Tu devi sapere che tutta la mia vita non fu altro che il richiamo continuo della mia volontà in mezzo ad esse ed il richiamo delle creature nel mio Fiat Supremo, tanto che come concepii, così simboleggiavo il richiamo, il ritorno di farla concepire nelle creature che con tanta enormità l'avevano messa fuori dalle loro anime e richiamavo loro a concepire in esse. Come nacqui, così richiamavo a riconoscere il mio volere in tutte le opere umane. In tutte le mie lacrime infantili, vagiti, preghiere e sospiri, richiamavo con le mie lacrime e sospiri la mia volontà nelle lacrime, pene e sospiri nelle creature, affinché nulla facessero che non sentissero la forza, l'impero della mia volontà che regnassero in loro, la quale, impietosita dalle lacrime mie e dalle loro, gli avrebbe dato grazia del ritorno del suo regno. Anche il mio esilio simboleggiava come le creature si erano esiliate dal mio volere. Ed io volli essere esiliato per richiamare la mia volontà in mezzo ai poveri esiliati, affinché le richiamasse e convertisse l'esilio in patria, dove non più sarebbero tiranneggiati da nemici, da gente straniera, da vili passioni, ma vivessero con la pienezza dei beni della mia volontà. Ed il mio ritorno a Nazareth, come simboleggia bene la mia volontà, io vivevo in essa nascosto. Il suo regnare stava in pieno vigore nella Sacra Famiglia, ero il Verbo, la volontà divina in persona velata dalla mia umanità. Quella stessa volontà che regnava in me si diffondeva a tutti, li abbracciava, era moto e vita di ciascuno. Io sentivo in me il moto e la vita di ciascuno di cui il mio Fiat era l'attore. Quale pena, quale dolore nel non essere riconosciuto, nel riscuotere un grazie, un ti amo, un atto di riconoscenza né dal mondo intero né dalla stessa Nazareth, perché non solo la mia volontà, ma anche la mia santa umanità viveva in mezzo a loro e non cessava di dare luce a chi potesse vedermi ed avvicinarsi a me per farmi conoscere, ma nel mio dolore rimanevo sempre il Dio nascosto. Tale è la sorte del mio volere divino. L'uomo fu creato con la forza creatrice del Fiat. Nacque, fu impastato, inzuppato in esso. Gli somministra il moto continuo, il calore, la vita. Finirà la sua vita nel Fiat, eppure chi lo conosce?
Chi è riconoscente di questo atto divino così continuo senza mai stancarsi, che con tanto amore involge la vita della creatura per darle vita? Quasi nessuno, figlia mia. Fare del bene, essere causa primaria di conservazione e dar vita perenne alla creatura, mantenere l'ordine di tutte le cose create intorno ad essa. E solo per essa e non essere riconosciuto è il dolore dei dolori. E la pazienza della mia volontà dà dell'incredibile. Ma sai tu il perché di questa pazienza così invitta e costante? Perché sa che verrà il suo regno. Sarà riconosciuta la sua vita palpitante in mezzo alle creature. E in vista della grande gloria che riceverà nell'essere riconosciuta, che è vita di ciascuna vita. E mentre vita riceverà ciascuna vita per regnare in esse, non sarà più nascosta, ma svelata e riconosciuta. In vista di ciò sopporta tanta sconoscenza. Solo una pazienza divina potrebbe sopportare la prolissità di tanti secoli di tanta ingratitudine umana. Da Nazareth passai al deserto. Ah, dove c'era massima solitudine e la maggior parte animali feroci che assordavano il deserto, coi loro ruggiti che mi circondavano, simbolo della mia divina volontà che, siccome non viene conosciuta, forma il deserto intorno alla creatura. Ed una solitudine che fa orrore e spavento. Viene disertato il bene e l'anima si sente circondata più che da animali feroci, cioè le sue passioni brutali che mandano ruggiti di rabbia, bestiali furori, crudeltà, ogni sorta di male. La mia santa umanità andava passo passo rintracciando tutti i dolori che aveva sofferto la mia divina volontà per ripararla e richiamarla di nuovo a regnare in mezzo alle creature. Posso dire che ogni mio palpito, respiro, parola, passo e pena era il richiamo continuo della mia volontà a farsi conoscere dalle creature per farla regnare. Chiamavo loro in essa per far loro conoscere il gran bene, la santità, la felicità del vivere nel fiat. Dal deserto passai alla vita pubblica, in pochi. Furono coloro che mi credettero che io ero il Messia, specie tutti, quasi nessuno. Ed io voglio usare la mia potenza, seminando miracoli per formarmi il mio popolo, affinché se non credessero alle mie parole, credessero almeno alla potenza dei miei miracoli. Erano le mie industrie divine amorose, che a qualunque costo volevo farmi conoscere che fossi il loro salvatore, perché se non mi conoscevano, non potevano ricevere il bene della redenzione. Quindi era necessario farmi conoscere. Per fare che la mia venuta sulla terra non fosse inutile per loro. Oh, come la mia vita su pubblica simboleggia il trionfo del regno del fiat in mezzo alle creature, perché con verità sorprendenti io lo farò conoscere e per avere l'intento farò miracoli e prodigi. Con la potenza del mio volere richiamerò a vita i morti alla grazia, ripeterò il miracolo della risurrezione di Lazzaro, che adonta che hanno imputridito nel male, resi cadaveri puzzolenti come Lazzaro, il mio fiat li richiamerà a vita, farà cessare la puzza del peccato, li farà risorgere nel bene. Insomma, userò tutte le mie industrie divine per fare dominare il mio volere in mezzo alle genti. Vedi dunque, in ogni mia parola che dicevo ed in ogni miracolo che facevo, chiamavo la mia volontà a regnare in mezzo ad esse, chiamavo le genti a vivere in esse. Dalla vita pubblica passai alla passione, oh, simbolo della passione della mia volontà che per tanti secoli aveva sofferto tante volontari belli delle creature che col non volersi sottomettere ad essa avevano chiuso il cielo. Spezzate le comunicazioni con il loro creatore e si erano rese infelici, schiave del nemico infernale. La mia umanità lacerata, cercata a morte, crocifissa, rappresentava
L'umanità infelice senza il mio volere dinanzi alla divina giustizia, di ogni pena chiamavo il mio fiat a darsi il bacio di pace con le creature, per renderle felici, e chiamavo loro in esso per far cessare la passione dolorosa della mia volontà. Finalmente, la morte che maturò la mia risurrezione, la quale chiamava tutte le creature a risorgere nel mio fiat divino. Ed oh, come simboleggia al vivo la mia risurrezione, il regno della mia volontà. La mia umanità, piagata, deformata e riconoscibile, risorgeva sana, di una bellezza incantevole, gloriosa, trionfante. Essa preparava il trionfo, la gloria della mia volontà, chiamando tutti in essa ed impetrando che tutti risorgessero nel mio volere. Da morti vivi, da brutti belli, da infelici felici. La mia umanità risorta assicura il regno della mia volontà alla mia volontà sulla terra. Fu l'unico mio atto pieno di trionfo e di vittoria, e ciò mi conveniva, perché non volevo partire per il cielo se prima non dessi tutti gli aiuti alle creature per farle rientrare nel regno del mio volere, tutta la gloria, l'onore e il trionfo del mio Fiat Supremo per farlo dominare e regnare. Perciò unisciti con me, fa che non ci sia atto che fai e pena che soffri, che non chiami la mia volontà a prendere il suo posto regio dominante, da vincitore conquista tutti per farsi conoscere, amare e volere da tutti. Bene, amici, per chi non sapesse fare i giri della divina volontà nell'opera della redenzione, nella Santissima Umanità di Gesù, oggi Gesù ci ha fatto una bella lezione, perché tutto quello che abbiamo ascoltato non è altro che un gigantesco giro fatto dal Signore stesso nei misteri della sua vita. A cominciare dal concepimento, addirittura, a finire con la risurrezione. Quindi, concepimento, che fa concepimento, li vediamo tutti, prima incarnata, nascita, fuga in Egitto, rientro a Nazareth e inizio della vita pubblica. No, attenzione, rientro a Nazareth dove si ferma parecchio, il deserto, quindi esce Gesù di casa, viene fatto. Si fa battezzare da Giovanni, poi sta 40 giorni in deserto, la vita pubblica, la passione, la risurrezione. Diciamo che di questi misteri noi abbiamo la possibilità quotidianamente di passarli in rassegna, contemplarli attraverso il Santo Rosario, specialmente chi ha la lodevolissima e assai santificante abitudine di recitare il rosario intero, ancora di più quelli che, con un atto di generosità ulteriore ai tre misteri tradizionali, aggiungono quelli che Giovanni Paolo II definì comunque facoltativi, ma che comunque adesso ci sono, e che sono i misteri della luce. Senza misteri della luce, per esempio, la contemplazione del deserto non c'è, perché Gesù che sta nel deserto è, come dire, un mistero congiunto con il suo battesimo. Subito dopo il battesimo sappiamo bene che Gesù si ritirò 40 giorni nel deserto subito dopo il battesimo di Giovanni. Quindi questo ci fa comprendere anche come tutta la vita terrena di Gesù, da un lato, simboleggia alcune situazioni e lui vuole che un po' ci specchiamo in esse per comprendere, e dall'altro è stato un continuo sollecitare la divinità, la divina volontà, che era lui stesso fatto carne, come spiega, a tornare a regnare sulla terra. È chiaro che questa operazione non si può fare senza il consenso e il concorso della libera volontà della creatura. Uno potrebbe pensare: ma tutte queste cose, ma lui è Dio, che ci vuole a fare regnare la divina volontà sulla terra? Ma se volesse farlo, come dire,
se senza le nostre volontà, o addirittura contro le volontà umane, non ci mette niente, non c'è bisogno di fare tutte quante queste cose. Dio potrebbe violentarci, ma certo che potrebbe. Certo che potrebbe. Ogni tanto coi diavoli lo fa, no? Penso che tutti sappiano che se leggono i libri degli esorcisti, i diavoli, durante certe circostanze, sono costretti dalla divina potenza ad umiliarsi e a dire delle cose vere, principalmente attinenti alla liberazione, diciamo così, dei pazienti, ma a volte anche attinenti a altre cose. Io ci ho fatto anche qualche, abbiamo letto insieme durante qualche meditazione nelle veglie, per esempio la Vergine Maria attraverso gli sproloqui dei diavoli, che è il testo di Padre Francesco Bamonte, oppure le testimonianze e i racconti che prima di morire Don Gabriele Amort raccontò nel suo splendido libro L'ultimo esorcista, no? Quindi non è che la potenza di Dio non possa costringere, perché il diavolo li costringe a quelli che sono già dannati. Così come sempre i diavoli hanno detto che quando Gesù Cristo si affaccia all'inferno, con la forza della sua potenza li fa piombare tutti quanti in ginocchio. Ma è chiaro che i diavoli non si metteranno mai, non si metterebbero mai volontariamente in ginocchio. Quello spetta a noi. E quelli precipitano in ginocchio perché costretti dalla divina giustizia. E poi si mettono a prendere in giro noi sciocchi mortali che davanti a Gesù Cristo Eucaristia, certamente non subendo alcuna circoscrizione, ma stiamo in piedi come dei baccalà impalati o quando andiamo a ricevere la comunione. E fanno l'ironia, siamo più bravi noi di voi. Pensa un po' che roba. Comunque, questo per far comprendere a chi avesse qualche obiezione o qualche perplessità, che certamente se Dio volesse non si scampa dalla divina volontà, non ci sarebbe nessuna possibilità. E come Gesù qui ribadisce, c'è comunque un regno oggettivo della divina volontà, cioè l'ordine della creazione e della conservazione delle cose nell'essere, che quello c'è. E nei confronti del quale tutti gli esseri umani sono debitori, oggettivamente. Nei confronti dell'Altissimo. Ecco, fatti questi per premessa, andiamo adesso a vedere in questa seconda parte, che è il tempo che ci resta, qualche suggestione, diciamo così, particolare di questo brano, no? Gesù parla del concepimento. Quando fui concepito, simboleggiavo, perché cos'è il concepimento, no? È il verbo che si fa carne, quindi la divina volontà che si va ad unire ad una natura umana creata, sostanzialmente. Sapete, attenzione, che è stata condannata all'eresia a suo tempo del monotelismo, cioè quella che sosteneva che in Gesù ci fosse soltanto una volontà, quella divina. No, no, ce n'erano due. C'era quella divina e c'era quella umana che aveva il compito di fondersi, di unirsi e di stare sottomessa a quella divina. E chiaramente nell'umanità santissima di Gesù Cristo questo è avvenuto con la massima perfezione possibile, così come nell'umanità di Maria Santissima. Ma Gesù aveva una volontà umana libera come la nostra, cioè perfetta, quindi non ferita dal peccato originale, certamente, ma era una volontà libera come la nostra. E quindi dice: mi concepisco, quindi la divina volontà scende a farsi carne, simboleggiavo, dice, il richiamo, il ritorno della sua vita nelle creature. L'avevano messa fuori nelle loro anime e io la richiamavo attraverso il mio concepimento. Primo step. O poi il verbo nasce, no? C'è il Natale. Speriamo che arrivi presto per la sua bellezza e anche per liberarci dalle morse delle temperature ancora abbastanza fastidiose, almeno dalle mie parti. Come nacqui, così richiamavo a riconoscere il mio volere in tutte le opere umane. Quindi Gesù bambino piangeva, sospirava, pregava. Ecco, attraverso queste cose richiamavo la mia volontà nelle lacrime, nelle pene, nei sospiri delle creature.
affinché nulla facessero che non sentissero la forza, l'impero della divina volontà regnante in loro. Oh, poi c'è la fuga in Egitto, c'è l'esilio. I 7 anni in cui la famiglia di Nazareth è vissuta lontano da casa, veramente come una vera e propria esiliata in terra straniera. E qui, amici cari, per capire quanto ancora siamo vicini o lontani, facciamo un po' un check-in, un check-up meglio. Le passioni. Quanto ancora ci tiranneggiano le passioni? Facciamo attenzione che le passioni non sono soltanto i moti della lussuria, eh? Quelli certamente sono le passioni principali, ma a fianco alla lussuria, dicono i maestri di spirito, c'è un altro vizio capitale, come dire, preponderante, che è l'ira. Quindi la facilità di arrabbiarsi, di accalorarsi, di perdere il controllo di noi stessi, e quando questo accade di trascendere in qualche nostro modo di esprimersi in espressioni quantomeno sconvenienti, quando veramente invece non proprio peccaminose, volgari. Quanto ci dominano ancora queste passioni? L'invidia. Le passioni sono l'inclinazione al male di l'inclinazione verso il mare, di inclinazioni che noi abbiamo dentro il nostro cuore, ce l'aveva anche Gesù. L'irascibile, l'ira in se stessa è una passione della parte irascibile dell'anima inferiore. Lo vedremo questo, se Dio vuole, nel ciclo di catechesi sul mistero dell'uomo, come è fatto l'essere umano, non secondo i criteri scientifici. Che non ce ne importa niente, insomma, perché non c'ha la sua importanza sapere come è fatto l'interno, come ha fatto il cuore, i polmoni, il fegato, l'apparato digerente, eccetera, no? Ma a noi ci importa di più la costituzione ontologica dell'uomo. L'ira è una passione, San Tommaso scrive che è la più violenta di tutti. Solo che in Gesù l'ira e in Maria stava perfettamente sottomessa. Quindi Gesù si arrabbiava, perché si è arrabbiato qualche volta. Ma si arrabbiava a comando Gesù, non si arrabbiava a trascinamento. Guardate che c'è una grandissima differenza, eh? Cioè Gesù si arrabbiava quando c'era una situazione in cui bisognava arrabbiarsi per fare un gesto forte, per esempio quando ha scacciato i mercanti dal tempio, e quindi non è che lui ha agito, come dire, come diciamo noi quando ci arrabbiamo, non sto fuori dalla grazia di Dio, figuriamoci se il nostro Signore Gesù Cristo si può usare un'espressione del genere, che sarebbe una bestemmia solo pensarlo, no? Lui non stava fuori dalla grazia di Dio, lui stava nella pienezza della grazia di Dio. Perché? Perché lui non era tiranneggiato dalla passione dell'ira, no. La signoreggiava piuttosto e la usava al servizio del bene, cosa che è difficilissima. Noi è già un mezzo miracolo se riusciamo a praticare, per lo più, chi lo fa sempre è veramente bravo, il dominio di noi stessi. Quindi la facciamo stare buona, quindi ci verrebbe da arrabbiarci, ci verrebbe da esternare le cose in un certo modo, ci dominiamo e evitiamo. La passione della lussuria non esiste, ma esiste la passione del piacere. Il piacere è una passione, è una delle 11 passioni dell'essere umano, piacere e dolore. Solo che il piacere è stato creato da Dio come passione, non per assecondare i piaceri illeciti, anzi, nella condizione in cui stiamo, noi siamo completamente trascinati verso quelli, e ci vuole un miracolo della grazia di Dio per mantenere una persona vergine o per aiutarla a vivere in continenza perfetta. Perché il piacere tende a sfogarsi in quel modo, perché c'è la concupiscenza che appunto inclina tutte quante le nostre passioni al male. E quando si assecondano le passioni verso il male, appena si compie l'atto cattivo, se ne resta schiavi. Quindi schiavi significa che lo rifarai peggio e con maggiore intensità.
fino a quando non ti libererà da questo mostro con una bella confessione e con una sincera conversione. Allora la fuga in Egitto, dice Gesù, simboleggia questo fatto qui. La tirannia, adesso non le posso nominare tutte quante le passioni, poi ripeto, ne parleremo in quel ciclo di catechesi, che appunto le vili passioni esercitavano sull'anima. E poi la parte più estesa è il ritorno a Nazareth. In questi scritti Gesù ci svela, no? Perché noi ci siamo, tutti, credo che tutti ci siamo tante volte chiesti, dice, vabbè, facciamo che il nostro Signore Gesù Cristo è stato 7 anni in Egitto, facciamo che quando si è trasferito sicuramente aveva meno di 3 anni, perché Erode ha fatto fare la strage degli innocenti dai 3 anni in giù, quindi facciamo che ci aveva 2 anni e mezzo. Secondo la tradizione, confermata dagli scritti di Maria Valtorta, Gesù è stato in Egitto circa 7 anni. Anche perché a 12 anni, si informano i Vangeli, è andato, sono partiti da Nazareth per andare al Tempio, quindi erano già tornati in casa. Quindi è molto verosimile questa tradizione, molto attendibile. In ogni caso, fino a 30 anni starò dentro casa, ma io credo che tutti ci siamo chiesti prima di conoscere i scritti, dice, ho capito, dico, è importante pregare, è importante la vita nascosta, ma sapendo poi che saresti stato soltanto 3 anni in giro, cioè 30 contro 3, anche se fossero 21 contro 3, perché sai, all'inizio un po' Betlemme, un po' l'Egitto, in ogni caso viveva in famiglia Gesù. Sono un po' tanti, no? E che avrà fatto tutto questo tempo? Ce lo saremmo chiesto, che faceva Gesù quando stava a Nazareth? Sì, sappiamo qualcosa, sicuramente faceva il falegname, perché glielo dicono i nazaretani. Fino a poco prima della sua vita pubblica, secondo sempre la tradizione, San Giuseppe stava in casa, quindi lavorava con lui. E poi che altro facevano? Nessuno di noi si può azzardare a... Sì, c'è qualche rivelazione privata che dice qualcosa, qualcosa la dice Maria della Greta, qualcosa pochissime le dice Maria Valtorta, ma fondamentalmente su questo ambito, almeno per quanto riguarda le mie conoscenze, poi non so se c'è qualche santo mistico, mistica che io non conosco e che ci ha avuto rivelazioni, tutto è possibile. E io al momento però, nel momento in cui appunto faccio questa meditazione, non le conosco, in ogni caso so tantissimi anni, ma che si è stato fatto tutto questo tempo? Secondo la nostra mentalità molto contemporanea, dice, era meglio che evangelizzava un altro po', così faceva più discepoli, uno potrebbe pensare, ma non è così. C'era il verbo, la volontà divina in persona velata nella mia umanità. In cui io vivevo a Nazareth nascosto, ma la divina volontà vive nascosta in tutti quanti gli esseri umani. E attenzione, non è nascosta, mentre Gesù a Nazareth viveva nascosto perché voleva vivere così. No, la divina volontà vive nascosta perché le creature sono fuori di testa, nel senso che non sono capaci di riconoscerla nemmeno nel bene oggettivo che da esse ricevono. Gesù lo dice, no? Chi è riconoscente di quest'atto divino così continuo? Chi è che somministra alla creatura in modo continuo, il calore, la vita? E chi è riconoscente di quest'atto divino così continuo? Quasi nessuno, figlia mia. E qui Gesù fa un lamento, come non di rado, insomma, giustamente fa. Dicendo cose che un povero prete che ci ha provato e ci prova a farlo un pochino lontanamente intuisce e percepisce, fare del bene, questo sì, essere causa primaria di conservazione della vita perenne delle creature, questa è una cosa che fa soltanto l'Altissimo, mantenere l'ordine di tutte le cose create intorno ad essa e non essere riconosciuto è il dolore dei dolori. Un povero prete, cioè, non ha queste cose, chiaramente non è che dall'essere mantiene l'essere le cose o tutto ciò che è nell'ordine divino stabilito, no, però ecco, esercita la sua sensibilità
si spera, carità pastorale nella cura delle persone, nella cura della comunità, eccetera, no? Quindi io credo che il nostro Signore a noi suoi consacrati ci mette a volte nelle condizioni di poter non bere il calice che lui ha bevuto, questo sarebbe un pochino difficile, no? Ma bere qualcosa del calice che lui ha voluto, o al calice, magari una goccia, che è già sufficiente per veramente avvelenarti la vita, eh? Avvelenarti, che non, per farti soffrire assai. E dice Gesù, dinanzi a tutto questo, la divina volontà è paziente. Paziente. Ecco perché la piccola Giacinta di Fatima diceva la pazienza si porta in cielo e noi dobbiamo veramente, vi prego, amici cari, rimboccarci le maniche e fare proprio un pieno di pazienza perpetua e a prova di bomba, guardate. Pazienza. Quella pazienza che, come dice Gesù, gli ha fatto sopportare la Santissima Trinità, appunto, di ricevere tante angherie in vista del giorno beato in cui il suo regno sarebbe venuto sulla terra. Poi c'è il deserto, c'erano le belve feroci. Circondavano l'umanità santissima di Gesù, simbolo delle passioni dell'anima, verissimo, tutte, e che sono fonte di ogni sorta di male. Vado veloce perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Poi c'era la passione, la vita pubblica in cui Gesù si adoperò per farsi conoscere. Perché sappiamo che l'opera della redenzione è limitata, però mi raccomando, l'equilibrio anche qui è non sia mai che andando appresso alla divina volontà uno dimentica l'opera della creazione e della redenzione, anche perché questo non sarebbe non andare appresso alla divina volontà, ma sarebbe travisarla e tradirla. Quindi durante la passione c'era l'espiazione delle colpe commesse dagli schiavi del nemico infernale. Tutte. Noi non possiamo immaginare adeguatamente cos'è il mistero della passione del Signore. E poi, infine, la risurrezione, no? Qui c'è un eco della 24ª ora. Sa preparare il trionfo, la gloria e la mia volontà, chiamando tutti in essa ed impetrando che tutti risorgessero nel mio volere. Bene, concludo dicendo, amici, buoni giri. Io ho dato semplicemente un piccolo cenno, ma c'è molto di più. Quindi Gesù, lui lo può fare tranquillamente. Si è fatto scuola di giri nel Fiat, creante redimente. E quindi questi li caricherò sul podcast e saranno a disposizione di chiunque lo desidera. Grazie infinite, Signore Gesù, per tutto quello che ci doni anche oggi, che ci dici anche oggi. Ci hai fatto girare nella tua volontà e con la tua volontà nei misteri della tua vita terrena, privata, nascosta, pubblica. È molto importante che per noi, anche se è un pochino difficile, impariamo a portare la divina volontà nei nostri atti e viceversa, perché più lo si fa e più di queste cose gradualmente se ne beneficia. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo.
Ti benedico dunque la divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Piat. Ave Maria.